Finalmente il Museo Nazionale di Valle Camonica di Cividate Camuno ha trovato una nuova casa. Entro il 2018 potrebbe già essersi trasferito, ampliato e potrebbe rinascere in centro al paese, accanto agli altri siti di epoca romana, per l'esattezza in Piazza Giacomini, dove sorge l'incubatore di imprese, ristrutturato da Invitalia per 3 milioni e mezzo di euro. Un immobile di 2.500 metri quadrati, di proprietà del comune, che l'ha acquistato per 1 milione e mezzo di euro e che ha ottenuto da Invitalia di riavere l'usufrutto, mettendo sul piatto dell'accordo siglato in questi giorni 200.000 euro che provengono dai fondi ODI destinati ai comuni contermini. L'accordo prevede che il comune sollevi Invitalia anche dal carico fiscale Immuetasi del 2016, risorse che comunque sarebbero finite a Roma. Un affare per il comune di Cividate Camuno, che diventa anche proprietario dell'edificio dove attualmente sorge il museo. Era dagli anni 90 che si parlava di un museo in centro, per cui sicuramente noi abbiamo avuto la capacità, ma anche la fortuna, di riuscire a realizzare questo progetto in 2 anni. Dico, parlo di fortuna perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare dall'altra parte amministratori sensibili, amministratori veloci, amministratori che ci hanno aiutato e che hanno colto al volo questa occasione. Penso che sarà un rilancio per Cividati innanzitutto. La società misto pubblico e privata, impresa e territorio cui Invitalia aveva affidato la gestione dell'incubatore, continuerà ad incubare nuove imprese e sottoscriverà con il comune di Cividate una nuova convenzione per la gestione dell'immobile. Accanto al museo svilupperà progetti imprenditoriali legati anche al settore turistico e culturale. Il tema vero, la vocazione vera di questa struttura è creare nuove opportunità per i nostri ragazzi. Soddisfatta la sovrintendenza e il polo museale, che ora si attiveranno con Fondazione Cariplo per trovare i fondi necessari ad attuare il progetto del trasferimento e dell'ampliamento del museo, con un costo stimato di 800.000 euro circa. Soddisfatto l'incubatore, che nel museo che verrà trasferito potrà ampliare la propria attività, dunque in zona industriale, e che unisce pubblico e privato, dimostrando che si può lavorare insieme superando le logiche di partito. Questo risultato compensa in minimissima parte però la perdita di quello che erano i contributi sulle aree interne. Non dimentichiamo che la nostra valle purtroppo quest'anno ha perso 20 milioni di contributi. Noi ci auguriamo che questo modello di intervento, che dimostra che il territorio, che lascia da parte questioni partitiche o questioni personalistiche e si muove in modo univoca, può realizzare qualsiasi tipo di progetto con un unico obiettivo: far trionfare l'interesse generale del territorio stesso. Soddisfatti anche i soci privati di imprese e territorio come Assocomuna, che nell'immobile di Piazza Giacomini ha la propria sede. Un accordo importantissimo stipulato in meno di 2 anni da quando Fabio Bianchi è tornato alla presidenza dell'incubatore. Un grazie particolare al sindaco di Cividate perché in pochissimo tempo ha dimostrato che il pubblico può andare veramente a braccetto col privato per cercare di creare nuove opportunità lavorative e nuove opportunità per la nostra Valle Camonica.